La stiamo seguendo da un po' la giovanissima e bravissima pittrice umbra Isabel Salari e per lei si aprono palcoscenici sempre più importanti. Oggi, come vedete dalle immagini firmate da Alessandro Mastrini, siamo nella centralissima piazza di Spagna e tra poco ci sposteremo nella famosissima via Margutta perché è proprio lì che la nostra Isabel esporrà le sue opere. E adesso, se volete venirla a trovare con me, seguitemi. Enrico Toti, gallerista, titolare della Galleria Vittoria qui in via Margutta, in questa nuova mostra organizzata dall'Associazione 100 Pittori, oggi c'è anche una piccola grande artista. È un'emozione vedere una giovane artista che ha questa grande manualità, questo grande modo di esprimersi sulla tavola. E adesso bisogna avere la pazienza di tenerle a vedere e di studiare, perché lei è arrivata a un punto che gli altri pittori ci arrivano a 80 anni, lei ci arriva da 13, adesso bisogna vedere di riportarla piano piano a fare un viaggio al contrario per poter dare una base a tutto quello che fa adesso. Lei in questa sua manualità ha messo della creatività molto molto promettente. 26, Valeria, ti occupi della promozione di Isabella Salari, insomma sei la sua addetta stampa, è stato facile insomma avere risonanza nei media per quanto riguarda questa giovanissima ma talentuosa pittrice? Allora, sicuramente Isabel è un personaggio molto interessante per la sua età, per il fatto che dipinge da 5 anni. Ovviamente l'esigenza principale mia e dei genitori è quella di cercare di promuoverla nella maniera giusta, anche perché è minorenne e quindi con tutte le accortezze del caso. Sono contenta che la RAI le abbia dedicato un primo piano sul canale dedicato ai ragazzi che si vede in tutta Italia e in tutto il mondo, e continueremo privilegiando appunto settori particolari per evitare insomma che la sua immagine venga associata ad una concezione distorta del giornalismo. Isabella, ti avevamo incontrato in un'importantissima mostra sul Mona e ti ritroviamo in un'altrettanto via celeberrima, insomma per l'arte, via Margutta. Che effetto ti fa esporre le tue opere in un posto così importante? Sicuramente per me è molto importante esporre le mie opere qua nella via Margutta, che è una via che è stata passata da molti artisti importanti. Le mie opere hanno tutto un significato, cioè ogni opera rappresenta qualcosa e ognuno gli dà, come si dice, un suo significato. I critici hanno già parlato benissimo di te, insomma in questi giorni insomma, che è cominciata questa mostra, anche insomma un grande successo per te che sei così giovane, appena 13 anni se non sbaglio. Sì, infatti anche molti critici hanno scritto per me, è un grande onore, tra cui Benito Oliva. Ci vuoi raccontare un po' queste tue opere? Vediamo tantissimi colori, ma ci sono alcuni colori predominanti che usi di più? Sì, il rosso e il blu, in quanto il rosso mi ricorda molto la passione e il blu l'oceano. Insomma, nei tuoi progetti futuri cosa c'è, insomma, dopo aver esposto qua in via Margutta? Spero di continuare sempre questa strada dell'arte, facendo nuove cose e andare avanti sempre, non lasciarla mai. Signora Gabriella, mamma di Isabel, che effetto le fa avere una figlia insomma, così famosa insomma, nel mondo dell'arte? Una grande pittrice ma giovanissima. Sono molto fiera di lei e felicissima insomma, ecco, di questa cosa che le è successa, molto felice. Prende il suo tempo per incontrare i suoi amici, e per divertirsi, per studiare e anche per dipingere. Ci potrebbe descrivere anche un po' Isabel, perché noi abbiamo avuto i nostri microfoni, è molto umile, no? È una ragazza che a tratti sembra molto timida, in realtà com'è? Ma in effetti è molto riservata, però ha anche il suo bel caratterino. In effetti non rilascia molto volentieri le interviste, però ecco, quando lo deve fare lo fa. E ci può dire anche quando dipinge Isabel com'è, dove si mette, in che ora del giorno dipinge magari? Dipende, in qualunque ora del giorno, quando sente la voglia di dipingere, accende un po' di musica e si mette subito a dipingere. Alberto Vespasiani, presidente dell'Associazione 100 Pittori via Margutta, siamo in una nuova edizione di questa splendida mostra, insomma una mostra che ha una bella tradizione. Questa è la 92esima edizione di via Margutta. La mostra dei 100 pittori nasce nel 1970 ed era prosecuzione dell'iniziativa fatta da alcuni pittori nel 1953. Insieme deciso di portare, dopo gli eventi bellici,
e di portare sulla strada le loro opere, sofferte pochettino dopo la guerra. Ed è stato il primo contatto degli artisti con il pubblico ed è stata una cosa meravigliosa. Il Comune sposò questa nostra iniziativa e fece sua questa iniziativa qua e ci sponsorizzò. Mette in evidenza tutto l'estro dei pittori e mette in contatto il pittore col pubblico, il pubblico diventa amico del pittore, quindi è un'iniziativa che è stata accolta favorevolmente da tutti quanti i cittadini. Ecco, tra i tanti pittori che espongono in via Margutta ce n'è anche una giovanissima, Isabella Salari, insomma una grande promessa per il mondo dell'arte. Isabella Salari è la mia pupilla, un giorno sento suonare al citofono, viene un signore con un pacco di fotografie di questa bambina. Quando ho visto queste fotografie certamente sono rimasto stupito, perché effettivamente ho visto che non era possibile che una bambina facesse certe cose. Poi sono andato pure a Perugia, ho visto come dipinge, insomma ho visto che effettivamente è brava. L'ho fatta esporre a via Margutta, ha avuto successo a via Margutta, la misi no tra gli ospiti ma la misi tra i soci. Quindi ebbe grande successo e da lì credo che sia stato un pochettino il trampolino di lancio di questa non più bambina, adesso ragazza. E con questo bellissimo scorcio alle nostre spalle, la bellissima scalinata di Trinità dei Monti, il nostro servizio da Roma termina qui. E quindi da Barbara Isidori e da Isabella Salari è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima occasione. Ciao. Don't see you.